intanto la prima impressione è che veramente sono commosso da questo valore umano, dalla vicinanza del sindaco, è stato sempre vicino a me, sono cose che fanno bene all'animo e si collegano alla domanda che mi faceva prima lei. Ovviamente l'accoglienza, l'apertura dei luoghi, specialmente per i paesi del sud che non hanno più soluzioni e alternative per immaginare prospettive di un futuro possibile, non hanno altre possibilità se non quelle di aprire i propri orizzonti, anche gli aspetti culturali fanno parte di questo, diciamo, di un processo di riscatto e anche di immaginare un futuro e uno sviluppo possibile. Nelle ultime ore c'è una mobilitazione generale per quanto riguarda la visita, per consentire la visita a suo padre. Lei non si è ancora espresso, cosa spera? Intanto io non avrei voluto che questa, diciamo, storia diventasse di dominio pubblico, perché sono livelli differenti. Mio papà, come tutte le persone anziane che hanno problemi di salute, è giusto che, come devo dire, che è una cosa a parte. Io sono rimasto, diciamo, favorevolmente colpito dal fatto che c'è stata questa petizione, perché comunque sono sentimenti di affetto e anche che ripropongono questa vicenda come non un fatto isolato o chiuso, ma come una occasione anche di comprendere meglio quello che sono i temi della giustizia, che non si finisce mai, questo non... Però anche nelle occasioni pubbliche ho voluto anche ribadire come sul piano poi strettamente, diciamo, giuridico, tecnico, non abbiamo avanzato richiesta e non lo farò per quello che mi riguarda. Quindi siccome dipende da me, non farò una richiesta di revoca delle misure cautelari utilizzando questo sentimento di pietà o di commiserazione. Io voglio giustizia per la mia storia giudiziaria, per le mie misure cautelari che ancora oggi non mi permettono di poter tornare come un libero cittadino nel paese dove per 15 anni ho fatto il sindaco, e anche, se mi posso permettere, l'ho fatto sicuramente riscattando quella terra, quel luogo, e veramente facendo arrivare un messaggio di umanità al mondo. E per un piccolo comune di 1600 abitanti è successo qualcosa di grande, e per me questo è un motivo di orgoglio. Non credo di avere fatto così male per non poter ritornare nel mio paese. E Lucano, nel dibattito in Senato si è citato il clima d'odio che si è creato nell'ultimo anno e mezzo. Lei è d'accordo, appunto, con imputa al governo uscente la creazione di questo clima d'odio e anche altro, oppure o anche altro? Guarda, queste sono delle domande che anticipano i temi che sicuramente stasera andremo ad affrontare, ma le rispondo. E sicuramente dico che questa parentesi di questo anno che abbiamo vissuto, che ci ha resi tutte le persone più tristi, pensare che persone innocenti, che sono in fuga dalle guerre, devono subire, che immaginano di avere una speranza per una vita migliore, questo è alla fine il senso delle loro fughe, e poi devono subire queste segregazioni, questi sequestri. Addirittura alcune volte ci sono state delle persone che sono morte in mare. Allora io penso che rimarranno, io mi auguro che non rimarranno impuniti questi crimini contro l'umanità. E non lo voglio dire per infierire, perché l'odio, il rancore, la violenza, così, la prevaricazione non pagano mai. Non possono essere delle soluzioni. Noi abbiamo bisogno di umanità, di fraternità, di rapporti civili con le persone, di relazioni umane,
non abbiamo altro per la speranza dell'umanità.